In diretta. Carol delle Oche Selvagge. Ciao Carol, buonasera. Buonasera Radio Irene, buonasera di ascoltatori. Ciao Carol, buonasera a te. Carol, tu sei la frontman, la frontwoman di queste Oche Selvagge? Sì. Allora, dimmi, scusa. Siamo in cinque in realtà. Siete cinque donne o c'è un mix? No, siamo in cinque come numero, quattro oconi e un'oca. Quattro brutti anatroccoli quattro brutti anatroccoli e poi ci sono io che faccio la parte femminile del gruppo. Ci vuole sempre, meno male che ci sono delle parti femminili che non se ne vedono spesso. Questo nome, Oche Selvagge, da cosa deriva? Ma allora, in realtà molto banalmente è la traduzione in italiano di Wild Geese, che è il nostro nome storico, diciamo. Fino all'anno scorso noi ci chiamavamo Wild Geese, e tant'è vero che siamo già stati in finale l'anno scorso a Sanremo Rock con quel nome, ma poi ci siamo resi conto che spesso e volentieri veniva storpiato. Immaginavo. E quindi era di difficile pronuncia. E quindi, insomma, a un certo punto abbiamo deciso di semplificare le cose e l'abbiamo tradotto. Avete in ben italiano. Pensato di tradurre, avete fatto benissimo. Il vostro progetto, Le Oche Selvagge, quando nascono? Allora, Le Oche Selvagge nascono nel 2014 e nasciamo come gruppo di inediti, scriviamo pezzi nostri principalmente in italiano, e è curioso il fatto che abbiamo cinque influenze diverse musicalmente parlando, per cui i pezzi a seconda dell'autore, diciamo, che li propone al gruppo, hanno delle influenze musicali diverse, e questa cosa secondo me è un vantaggio, ecco. Assolutamente sì. Ci sono diversi stili a seconda dei brani nello stesso CD. Quindi mi pare di capire che non c'è un'unica persona che scrive, ma lo fate a giro tutti insieme comunque. Assolutamente sì, di solito i pezzi nascono da un elemento che poi li propone al resto della band, e poi la cosa più bella secondo me del nostro gruppo è che nessuno si impone sugli altri, ma il pezzo viene proposto e poi viene lasciata la libertà di modellarlo, e ognuno mette un po' del suo poi. E questo ti posso dire che secondo me è un ulteriore vantaggio, un ulteriore punto in più, perché c'è già un mix di generi, poi se ognuno dice la propria attraverso la vostra musica è un ulteriore vantaggio, è il mio modo di vedere. Assolutamente sì. Va bene, il brano contribuisce a creare dell'affiatamento nel gruppo, che è una cosa che secondo me è primaria, tanto quanto poi l'aspetto tecnico delle cose. E certo, se poi non andate bene insieme, il lavoro non vale, diciamo, la serata. Il brano che ascoltiamo oggi, Una morte sola, giusto, di cosa parla? Ma allora, il brano che ascoltiamo oggi è uno, tra l'altro, dei due brani che abbiamo portato in finale l'anno scorso a Sanremo Rock, e parla diciamo del fatto che spesso le nostre vite sono talmente frenetiche da diventare quasi multiple, no? Cioè ci si chiede spesso di essere bravi al lavoro, bravi in famiglia, bravi con gli amici, e quindi spesso ci dividiamo e cerchiamo di essere all'altezza di tutto quello che ci viene chiesto, però poi quando sarà il momento di fare i conti, alla fine della storia, avremo comunque tutti una vita e una morte sola da dare. Quindi il brano sostanzialmente parla di questo, del volersi dividere e essere un po' tutto, ma
in sostanza poi alla fine avere un'unica esistenza da dare, da vivere, quindi insomma Carol, cercare di viverla. Allora Carol, l'ultima domanda prima di ascoltare il brano. Voi avete fatto le selezioni, siete passati? Non ho capito, abbi pazienza. Avete fatto le selezioni regionali voi? Sì. E siete passati? Sì. Sarete all'Ariston? Ci vedremo all'Ariston. Oh, benissimo, benissimo. Settimana di giugno. Va benissimo. Allora, il nostro appuntamento con le Oche Selvagge ovviamente si rinnova all'Ariston, dove faremo la nostra conoscenza. Nel frattempo andiamo ad ascoltare il brano, ma prima di fare questo ti ringraziamo per il contributo che ci ha regalato. Grazie a voi, grazie a Radio Arena. Grazie, ciao, buona serata. Ciao, alla prossima. E allora Michele, andiamo ad ascoltare Una morte sola delle Oche Selvagge. Ok, abbiamo ascoltato Le Oche Selvagge, grandissima band,
grandissima band, giustamente è una grandissima band che è arrivata all'Ariston. Complimenti. Sono arrivate alle finalissime l'anno scorso, se lo sono meritato tutto sicuramente. Complimenti, complimenti a voi e arrivederci con voi ovviamente e all'Ariston il 4 giugno, anzi ricordiamo per chi sarà il 3 giugno, perché il 3 giugno la sera c'è l'inaugurazione al Rolling Stone. Allora, che dire, siamo arrivati, abbiamo sforato anche noi, dobbiamo dar posto a Game Over che partirà alle 20.30, ma nel frattempo avevamo un'altra band che non ci ha risposto al telefono, e vabbè, la faremo la settimana prossima. Vi ricordo ancora una volta che il podcast non andrà sulle nostre pagine, perché purtroppo abbiamo avuto problemi di provider e quindi è saltato tutto e non abbiamo potuto registrare la puntata. Il tutto oggi è stato in diretta, ci rifaremo prossimamente. Che dire, un grazie a Michele Martire. Grazie a te Nando, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Irene, ci sentiamo venerdì prossimo e penso che sia l'ultima puntata, Michele. Perché poi ci trasferiamo. Non piangere perché però ne sono. Però tutto un inizio e tutta una fine, quindi va bene così. Grazie a chi ci ha seguito, grazie a voi tutti, vi auguriamo una felice serata. Ciao ciao. Ciao.